Ciao ragazze, benvenute nella mia camera. Finalmente giro questo video, è stato un po' un parto perché oltre a avere mia mamma che sta riprendendo, ho dovuto anche un po' mettere a posto perché non sono una persona troppo ordinata. Però ci tenevo a farvi vedere come ho addobbato la mia cameretta dopo un sacco di tempo comunque che ci lavoro, perché prendo qualcosa di qua, prendo qualcosa di là e ancora non è perfettamente come vorrei, però è praticamente quella che volevo da un sacco di tempo, quindi è arrivato il giorno di mostrarvela. Allora, cominciamo da questa parte qua. Qua c'è la mia porta, mentre qui dietro la porta, che non è poi così tanto importante, c'è una scarpiera bianca dove appunto c'ho tutte le mie scarpe e tengo nella parte alta quelle che utilizzo di più e che avete già visto nei diversi video, che sono i miei insomma stivaletti neri. Nella parte destra invece tengo alcune collane bracciali che non sono solita utilizzare, però comunque mi piacciono insomma da tenere lì poi dietro la porta, insomma sono comodi da utilizzare. Quando passiamo da questa parte qui è un po' la parte che io preferisco della mia stanza perché mi piace un sacco il comodino. Allora, nella parte alta possiamo trovare, parto dicendo che tutta la mia stanza l'ho presa da Ricci Casa ed è sul panna e sul rosa. Nella parte alta c'è questa mensola dove qui in cima ho inserito questa, come si chiama? Porta candele, gabbietta, uccellino. Sì, una gabbietta, insomma, che ho preso da Ikea con dentro una candela sempre di Ikea. Nella parte bassa notiamo questa tazza di Maison du Monde, sempre una candela di Ikea. Qui è un piccolo barattolino dove ho messo dentro delle perle viola e tutti dei campioncini di profumo che sennò non so mai dove metterli e le scatoline dei macaron della Gourmanderie quando li presi. Qui notiamo un quadretto con un angioletto che ce l'ho da quando ero piccola e quindi mi piace tenerlo. Mentre qui nel comodino possiamo notare questa composizione di fiori che mi ha fatto gentilmente mia mamma, vabbè, il mio telefono di casa. Questa lampada che ho preso da Maison du Monde e mi piace tantissimo. Tengo anche un burro cacao, questo è della Nivea e lo tengo qua perché è buonissimo, quindi prima di andare a letto lo metto sempre. E poi una sveglia, questa mamma me l'hai presa tu? Tiger, esatto, da Tiger, dove eri? A Modena forse. Comunque. A Ferrara. E invece questo porta fazzoletti, che è bellissimo, ve l'ho fatto vedere nel precedente haul, con questo fiocco di pizzorosa che amo. Tamanno comunque, è molto bello, e qui ci ho appoggiato un orsetto che fa profumo, mi piace tantissimo. Qui ho i miei cassetti, ve li mostro velocemente, nella parte alta tengo i miei occhiali, le mie cover, insomma la parte di elettricità, eccetera. E invece nella parte bassa tengo un po' di cianfrusaglie, ci sono libri, il mio Game Boy di quando ero piccola, un flauto, cioè insomma un po' di cose così, che non so mai dove mettere. Diciamo che è il mio cassetto che non si dovrebbe mai aprire. Poi, continuando da questa parte, notiamo nella parte più alta sempre una mensola dove tengo alcuni tra i miei libri preferiti e una tazza di Starbucks con alcune cannucce di Tiger. Nella parte sottostante questa ghirlanda con le saponette che fa un buonissimo profumo e fa anche un po' stile natalizio, quindi l'ho messa lì. E nella parte sottostante invece c'è il letto che è rosa con questa coperta tutta floreale, per questo mi piace un sacco, ed è sul rosa, verde e azzurro che sono un po' i colori che uso nella mia stanza. Qui invece ho tre cuscini, tutti e tre vengono da Ikea. Sopra il letto, e questo me lo chiedete sempre, adesso ve lo faccio vedere completo. Ok. Sopra il letto ho questo cuore che mi chiedete sempre da dove viene, ma purtroppo non so dirvelo perché me l'ha fatto mio padre, insomma, a cui piace lavorare il legno, però lo potete trovare nei negozi cinesi. E ho attaccato queste lucine sempre cinesi, qui c'ho diverse cose, insomma, che mi piace da tenere come decorazione, quindi delle Yankee Candle, i miei smalti Chanel, questo cuore che si illumina, ve l'avevo già fatto vedere che è di Tiger, mi piace un sacco. Il mio EOS, questo qui che è la boccetta per il profumo sempre di Tiger, i miei cactus che poverini ormai sono morti, la scatolina di Tiffany e qui diversi campioncini, per esempio il numero 5 di Chanel, dei macaron, dei dolcetti, insomma, per decorare questo cuoricino. Subito nella parte destra ho voluto stampare tre foto
e a prenderle con queste cornici di Ikea. La prima l'ho fotografata al giapponese quando ero con mia mamma perché amo il sushi. La seconda sono due rossetti di MAC neri che purtroppo non ho perché non li ho mai visti, ma se sapete dove posso trovarli ditemelo per favore. E l'ultima è una mia foto di quando avevo i capelli grigi che mi piacevano un sacco, quindi ho voluto metterla lì anche perché non mi si vede bene il viso, quindi mi piace. Subito da questa parte notiamo nella parte alta questa mensola composta da tre ripiani. Nei primi due ci tengo i libri di scuola durante l'inverno, mentre nell'altro tengo le mie tre acque profumate di Victoria's Secret ai fiori, alla vaniglia e cocco, e quella invece nuova marittima. Infatti nella parte alta ho posizionato le due borsine di Victoria's Secret, quella vecchia e quella della nuova collezione, e una piantina di cui sia la piantina che il vaso vengono sempre da Ikea. Mentre nella parte sotto abbiamo questa mensola molto molto lunga, nelle quali ho appoggiato tutte le mie Yankee Candle, sia queste nelle jar piccole e sia le Tarte, mentre nella parte centrale ho questo ripiano preso sempre da Ikea con tutti i miei profumi, tutta la mia collezione di profumi, che poi vi farò, fatemi sapere se vi piacerebbe vederla con mia mamma, così magari lei vi fa vedere i suoi profumi un po' più, come posso dire, mamma? Donna da pelliccia? No, così è brutto. I profumi per le signore da pelliccia, un po' più magari più adatti, a, un po' più costosi, più di nicchia. Più da, esatto, e invece io magari vi mostro me, e qua tengo... ragazza, è logico. Esatto, e qua tengo il mio profumo per eccellenza, che è Hypnotic Poison di Dior, che amo follemente. Qui ho una collanina, questa ve la voglio mostrare, è una collanina con un diamantino nella parte bassa che è stato il regalo per i miei 18 anni di mia mamma. Qui ho sempre una candelina che proviene da Maison du Monde e questo qui che è un portafiori di... Te l'ho preso in un mercatino. In un mercatino. Dove vendevano tutte delle cose alla lavanda. Infatti è buonissimo, è bellissimo poi. Va bene. Nella parte destra, sempre nella parte alta, abbiamo questi tre scompartimenti, con il primo sempre dei libri, con davanti una Yankee Candle e la scatola dell'Hypnotic Poison. In quella centrale ho una candelina che mi ha regalato una di voi, e molto gentilmente, e quella scatola lì della Lime Crime, per quando ho fatto l'ordine su internet appunto della Lime Crime, e nell'ultimo ho sempre... alcuni libri con delle Yankee Candle. Ne approfitto per salutare queste due ragazze che si chiamano Arianna e Deborah, che sono sempre gentilissime, quindi gli mando un enorme bacione. Li volevo appunto far vedere che anche le loro cose le ho posizionate nella mia stanza. Nella parte alta ho una scatola dove c'erano dentro due creme di pupa, mi faceva molto Victoria's Secret, me l'ha regalata mia cugina Michele, quindi mi piaceva molto e l'ho messa come decorazione. Lì ho una borsina di Sephora e due di MAC, sempre per decorazione. Poi abbiamo questa mensola lunga bianca dove tengo, oltre la DSL che non è molto carina da vedere, ma vabbè, bisogna metterla, questi orecchini sempre che mi avete preso voi, sono stupendi, una candela di Yankee Candle, la mia scatola dell'iPhone, i miei due rossetti preferiti, e li tengo qua perché hanno dei packaging fantastici, e sono questo qui della Lime Crime, che è questo rosso fuoco bellissimo e dura tantissimo, l'ho già avuto modo di provare, e quello di Urban Decay che già conoscete, anche questo ha un packaging stupendo, e questo invece ha un bel fucsia, e quindi insomma mi piacciono da tenerli. E infine ho questo, sarebbe un porta cupcake, e viene sempre da Ikea, nella quale ci metto tutti i miei smalti, i miei brillantini e così via. Nella parte destra ho invece un bellissimo foglio con delle foto di me e mia mamma che mi ha fatto lei quando andai a Londra, giusto? A New York. A New York, e quindi l'ho attaccato lì. E invece E invece nella parte destra avevo una bacheca di legno che non mi piaceva per niente. Questa è un po' una cosa provvisoria per coprire. Possiamo notare invece tutta la mia scrivania con questa sedia rosa. Qui nella parte iniziale abbiamo il mio Toshiba, il mio computer, perché lo uso un sacco di volte per editare, eccetera. Qui c'è un biglietto che mi ha fatto una mia amica. Poi qui ho tutte le mie palette, quindi questa qui di Urban Decay che già conoscete a memoria, la mia Vice 4 che vi ho già fatto vedere, le elettriche sempre di Urban Decay, e invece qui possiamo notare un porta oggetti di Ikea nella quale ho messo tutte le, insomma, le mie matite, i miei due orologi con il piegaciglia, questo porta gioielli di Maison du Monde, mentre in questa parte qua, che è la parte che io preferisco della mia scrivania, c'è il make up, insomma quello che io utilizzo giornalmente, quindi questo porta
Makeup l'ho preso da Tiger, quindi ho tutti i miei rossetti MAC, ciò che uso per il viso tutti i giorni con la Naked. Questa è la 1 perché ha dei colori veramente portabili tutti i giorni. La Beauty Blender, il Fox Bookie di Neve Cosmetics, il porta pennelli, questo è sempre di Kay, dentro ci ho messo una piccola ghiaia bianca e questi sono appunto pennelli sia da viso che da occhi che uso sempre. Gli altri miei due rossetti MAC, il rossetto di Mulac e questo bellissimo illuminante ombretto, insomma un po' versatile di MAC dell'edizione limitata, che quindi metto sempre qua. Uno specchio, questo qui è di Tiger, questa lampada che è di Leroy Merlin, con questa corona di fiori. Invece nell'angolo possiamo notare tre porta oggetti, quei tre lì, che sono di Ikea. Questo vaso viola con dentro delle perle viola, sempre di Ikea, con queste due bellissime orchidee bianche e rosa. Quel porta oggetti, com'è che si chiama il negozio, mamma? Casanova. Casanova, e l'ho trovato all'Euromercato e c'ho dentro delle chiavette. Tre candeline di Ikea, questo bellissimo diffusore di profumo con bastoncino di legno comperato da Tigotà. Da Tigotà, e è buonissimo, cioè l'ho appena acceso ma già sento il profumo. Questo bellissimo porto oggetti fatto a mano, dove ci tengo dentro alcuni anellini, alcune cianfrusaglie. E infine questa candela sempre di Ikea, tutta intagliata, e qui ho messo queste scagliette di vetro, insomma, viola. Mentre al di sopra possiamo notare questo quadro, e ho stampato questa foto perché io ho la mania di stare sempre in questa posizione, soprattutto quando ero piccola, poi sta donna aveva le ciglia lunghissime, quindi mi rispecchiavo un sacco. Invece nella parte destra della scrivania ho sempre questo portaoggetti con questo fazzolettino di Chanel rosa che mi piace un sacco, e tre fragolette, queste le ho prese da Tiger. Un porta candele, questo l'ho fatto io col sale grosso e questa candela rosa, e poi ho un macaron dove ho deciso di mettere la frase "non devo mostrare il mare qua dentro a chi non sa nuotare", perché mi piace veramente tanto. Una candela alla vaniglia, sempre una porta frase, questo è un bellissimo cupcake e si chiama c'ho scritto "A smile is the best makeup any girl can wear", cioè il sorriso è sempre il migliore makeup che una ragazza possa indossare. Due sempre porta pennelli di Kay, i miei due kabuki, questo qui di Kiko e quello piccolino di Maybelline, e questo portanella a forma di portanelli e perle a forma di cuore, sempre preso da Tiger. Nella parte sopra questa finestra, nella parte sopra la scrivania, ho questa grande finestra con queste tende bianche che si affaccia sui monti, insomma di sera col tramonto è c'è uno spettacolo bellissimo. Nella parte sotto della mia scrivania possiamo notare la mia collezione make-up, che già vi ho fatto vedere, vi lascio sotto nell'info box, quindi tutti i miei tre cassetti dove tengo il resto della mia collezione, insomma ve li avevo già tutti mostrati. E poi sotto la scrivania ho diverse scatole che utilizzo per girare video, insomma per tenerci alcune cosette nuove, la mia stampante, e nella parte destra l'altra borsina di Victoria's Secret, non so se si può notare, si vede? Perfetto. Qui di sotto tengo le mie scarpe, non mi ricordo il nome preciso di queste scarpe, le ho prese entrambe però da Blocco 31. Invece nella parte destra ho i miei CD, insomma un po' di scotch, alcune cose che uso per fare i DIY. Nella parte destra ho questo panzolino rosa con sopra il mio zaino di scuola dell'ISPAC e questo cestino rosa cinese, mamma. Il cestino cinese, il panzolino di Ikea, avevi 4 anni quando te lo comprerai. E ce l'ho ancora. È sempre lì. Perfetto. Dietro l'armadio non c'è niente di che, c'è il mio cartellone che mi fecero le mie amiche per i miei 18 anni, che adesso vedrò di riappendere, e una scatola piena di colori. Nella parte destra ho questo armadio gigantesco dove tengo tutte le mie cose. La parte più interessante è questa zona centrale, che vi voglio far vedere, che in entrambi i buchi, insomma, tengo tutte le mie cose per il beauty, oltre alcuni libri che non mi piacevano mettere nella stanza, e tutte ovviamente le scatole per le mie diverse palette che tengo sempre. E quindi ho lacche, bagno doccia, qui per esempio l'igienizzante, quando avevo le lenti a contatto ancora la scatolina, delle maschere, tutte le mie cofanette di pupa, delle salviette struccanti, i miei deodoranti, oli per i capelli, latte doccia, questo è una buonissima acqua per i capelli di Zara, che quindi tengo qui, alcuni oli e semi di lino per i capelli, insomma ho diverse cose. Ah, anche questa è una cosa buonissima, che è la lozione di Candy, che mi regalarono in una profumeria quando comprai appunto il profumo, e ragazzi, ha
Oddio, un odore squisito e ve la consiglio assolutamente. Ok, detto questo, mamma non farmi questi primi piani che mi viene l'ansia. Nella parte destra dell'armadio tengo sempre la mia borsa, anche questa qui di Zara, quella che uso giornalmente, quindi la tengo sempre qui. Oddio, abbiamo finito. Ok, allora ragazzi, questo è il giro di tutta la mia stanza. Io spero un sacco che vi sia piaciuto. Vedo che mia mamma sta inquadrando questo lampadario. Comunque, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un pollice in su, lasciatemi un commentino qui sotto e scrivetemi che cosa voi cambiereste, se avete da darmi dei consigli o in che stile è la vostra camera. Io vi mando come al solito un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!